Benvenuti tutti ragazzi in questo nuovo video, io sono Phoenix. E io sono Phoenix. E questa volta ci sfideremo su questo incredibile gioco che vi portiamo ormai da quando abbiamo lontanamente cominciato a fare video su YouTube. A noi comunque ci diverte sempre un sacco portare sto gioco e altri giochi per questa poi. Volta faremo una specie di challenge fra noi due che consisterà in... Bene, allora partite, tre partite secche. Secche, potenti. Quello che perde più partite subirà una bella penitenza. Facciamo solo un'anteprima. Se avete capito bene, se no ve lo diciamo adesso. Praticamente chi perde dovrà mettersi i marshmallow uno dopo l'altro in bocca fino a quando non sbocca. Però deve dire una parola scelta da lui, che può essere Phoenix è stronzo. Una frase. Ciuppi bonni. Qualcosa e noi filmeremo con la nostra fantastica fotocamera che voi non vedete mai qua. Yeah. E poi se sbocca c'è la fantastica ciotola che è un tazzone. La ciotola sboccatrice la chiamiamo. Esatto. Ebbene, direi che possiamo cominciare. Subito, prego. Attenzione, come sempre io sono quella a destra, lui quella a sinistra. Guardala lì che è la parata. No! Grande! Maledetto bot. Ma guarda che stronzo che la butta via veramente. Sto infamone. Dove la tira? Ma quanto sei stupido. Grande bot. Mamma mia quanto sei grande. Stupido. 1-0 signori. Madonna quanto è stupido quel bot. Madonna. Ma almeno buttalo in porta. Cacchio. Siamo solo all'inizio. Oh, alleluia. Colpo da biliardo che ho preso io. Pareggio, attenzione. No! Faticosissima questa battaglia. Oddio. Questo è. Ma che. Ti è piaciuta, eh? No, ma che stronzo. Che infame. Questo era il best tiro Evo, ammettilo. Guarda che bello. Ma vai a cagare. Guarda ma, che bello. Manco Spider-Man. Ma Spider-Man che gioca con le spade. No, te questo tornado. Sboccia. No! No. Ma che cazzo? No, che fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? No. Madonna! No! Freak. Ma guarda che, che mi hanno poi teletrasportato, yeah. Madonna, ma che fa? Che faccia di merda, ma ti odio! Madonna! Chi è il deficiente che è usata la ventosa? È la prima partita, signori, la vinco io. Va bene, grazie. Eccolo lì. Madonna che fastidio sto congelo. Oddio, grande! Grande! Grazie. Molto gentili. Molto gentili. Schizzata la velocità della luce. Guarda che bastardo. Dai, bot. Prendetevi cazzo utili. Bravo, grande, grande Yuri. Grande Yuri. Cioè, tu c'hai una squadra di merda. Grande Yuri. Una squadra di infami. Mi hanno calciato via. Yuri ha detto. Boccia. Mi ha storto tutto. No. A 10 secondi dalla fine. Mi viene da piangere. No, non è possibile. Che tristezza. No, io non gioco più con i bot. Basta. Ma guarda che non ci va. Ma guarda che è proprio stupidi. Oh, ma io farei un reclamo alla Psyonix di fa. Non è possibile. Ma guarda, non esce. È andato indietro. Ma vaffanculo, va. Allora, facciamo una cosa. Invece che finirla qui, facciamo una sorta di torneo e poi vi tagliamo le parti più belle e divertenti. Ne facciamo. Questa era la prima tornata e l'ho vinta io. 2-0. Poi ne facciamo tre tornate e vediamo un po' chi vince. Vuoi regalarmi un sorriso? No. No, io sto piangendo continuamente. Così il buon uomo noi è più. Avete capito, insomma. La ventosa in difesa! Ma sei scemo! Pronti alla seconda tornata, signori, la prima l'ho vinta io, quindi siamo 1-0. Perché? Ma qua, lo vedi? Che usa la ventosa in difesa, ma perché? Che roba brutta. Ma guarda, guardatelo, eh. Oddio, qualche volta va anche bene, però. Ho usato. Guardalo! Ma, stupido, mamma mia. Ma perché? Testa di latta. Me l'hai tolta tu l'ultimo secondo? No, era un altro l'ultimo. Io ero lì di fianco che. Oh, madonna. Hai trollato, maledetto. Infatti vedo che ha segnato quello che ha volato. Però l'ha dato a me. Non so perché. Caso. Guarda.
Ma madonna. Ma basta, quanti cazzotti avete? Basta. No. No, ho provato. Mi è finita sotto la macchina, se no l'avrei tolta. Bene, signori, la partita è stata vinta dal buon Phoenix. Se ne vince ancora una, siamo pari. Ya Casper, no. Adesso vi faccio vedere io, maledetti. Passo in mezzo a voi. Ma guarda che... Io non lo so se sono così deficienti. Già una rischiata, l'altro ha proprio dato il colpo di grazia. Proprio la disperazione. C'è un bot che prima di me. Un bot di merda. Ficcatene una. Su. Oh, grande Bandit. Ho fatto una cazzata. Ho visto una roba sprecciarmi. Oh, è stato il genio quello che mi ha teletrasportato davanti alla porta. È stato un... A genius. A genius. A genius. Sì. Guarda, guardalo. Guarda che arriva col rampino. Complimenti. Complimenti. Pareggio, signori, attenzione. Complimenti. Proprio delle... Tu sei... Guarda che t'ha switchato. Qualcuno t'ha switchato, non sono stato io. Qualcuno t'ha switchato male. Tristezza infinita. Ma dai! No, cosa fa? Sbagliato. Incredibile. Guardavo un'altra parte, ho saltato, ho tirato in porta. Grazie, grazie, sono bravo, sì, lo so. Prego. No, 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 no. Oddio, no! Oddio, ho usato il momento giusto. No, sì. Ho usato la ventosa, guarda, un nanosecondo prima che tirasse. Un nanosecondo. Adesso c'è ancora questa, se la vinco io. Tu hai perso tutto. Sì. Se la vinci tu dobbiamo fare ancora una tornata. Madonna, il danno ecologico. Grazie. Cazzo, cosa fa? Ma perché? ma vedi che Samara. Ma vedi che c'hai grande la c'hai Samara. Samara c'hai la mamma pu. devono cambiarlo secondo me il codice. Giocata. Devono mettere che in difesa vanno quelli infatti. Quella difesa! Perché è dentro la porta a pararlo con... Perché uno è più deficiente dell'altro. Grazie per lo switch. Oddio, è sprofondato nel terreno. Dai, combà, sbrigati. Oh, dove è andata? Oh mio Dio. Oh mio Dio, che fail. Cioè, aveva gli spuntoni e è andata in retromarcia. Sono ultimo. Dove vai? Dove vai? No! Quella entra, quella... Dai, bro. Ma non Madonna so... che quanto sei stupido. Ma quanto sei inutile! Dai! Grandi! Dannazione! Damnation, one nation, one stage. Comunque se vinci anche la prossima, teoricamente avresti vinto lo stesso. Alla madonna! Maiale! Ma... Che? No! Sì! Ma che bastardo! Pareggio incredibile, Samara! Best della partita! Beh, se te la tiri così... No, ho sbagliato a saltare, cacchio. Beh, sperimentato. No. Grande Foamer. Non ci sono arrivato. Che tristezza. Che tristezza. Guarda, ma quanto cazzo era veloce. Non ci sono arrivato per un pelo. No, ma l'avete tolta, ma che stronzi. Un po' sì. Aspettavo proprio il momento giusto. No, cosa fai? Ma perché? No! Sì! Prendo tutto e mi ritiro, vaffanculo. Vuoi i bot di merda. Signori, incredibile. Bene, signori, ho vinto io. Perciò ci spostiamo sull'altra inquadratura e poi facciamo le cose losche. Sono già qui che assaporo. Allora, vedete questi? Questi qua sono product placement. Compriamo sono i cosi, i marshmallow dei puffi. Lui dovrà mangiarne, ingozzarsi, averceli tutti in bocca sostanzialmente. E poi dovrà dire con una parola. Dici precipitevolissimevolmente. No, non ce la fai. Ce la fai, stai buono. Precipitevolissimevolmente. Precipitevolissimevolmente. Teniamo il conto. Prego, buon uomo. È uno. Precipitevolissimevolmente. E due. Andiamo avanti. Dai, più veloce. Precipitevolissimevolmente.
Precipita olio insieme al gourmet. Facciamo i 6. Precipita olio insieme al gourmet. Precipita olio insieme al gourmet. Sennò come ho preso a cazzotti in faccia. Precipita olio insieme al gourmet. 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 Che schifo! Che sincerissimo momento! Sono in sfoti! Che sincerissimo momento! Che sincerissimo momento! Che sincerissimo momento! Mi sono sentito un momento. Ragazzi, è una cosa bruttissima. Ora capisco perché faceva tanto schifo. Io me ne mangio uno. Vado a lavarmi. La sensazione è orribile. Anche perché a un certo punto mi risentivo tipo qua e la facevo così alla fine perché c'avevo tipo qua nella gola. Stavi per soffocarti male. No, beh, però è divertente. Io l'ho fatto volentieri, lo faccio per gli iscritti. Lo faccio per voi. Questa volta... il fatto che sono dolcissimi sti cosi. È andata male a lui, la prossima potrebbe andare male a me, quindi meglio che non rido troppo. Sa già lui. Ecco. Volevamo particolarmente ringraziarvi per questa incredibile quantità di iscritti che in confronto alla grandezza del mondo sono così. Sono però, pochissimi, però bene. Noi vogliamo salire piano piano, portarvi nuove cose, arriveranno anche altre novità nel corso dell'anno, insomma, nel corso degli altri iscritti. E noi nel frattempo infileremo nei video qualche challenge tipo questa. Qualche cosa un po' interessante. Infatti se avete del notato. Tipo, l'avete visto lui che c'ha la barba, no? Che ecco. Bello. Se perde se la fa tutta. Con la lametta. E te la fai crescere poi. Però te la devi mantenere. E poi se no Babbo Natale. No, te la devi mantenere, quindi. Va bene. L'importante è curarsi bene. Ragazzi, la salute è tutto, bisogna curarsi. Far salire gli iscritti. Far salire gli iscritti nel modo che insomma, in sintesi, noi vi ringraziamo di buon cuore. Di tutto, di buon animo e di buon cuore. Non sono tantissimi per il tempo che siamo su YouTube, però non, è un hobby, non è la cosa in cui ci stiamo concentrando totalmente, anche perché io lavoro e lui ha corsi e altre cose a cui pensare, quindi sì. Facciamo quello che possiamo. Però cerchiamo sempre di portarvi delle cose interessanti. Che anche appunto, diciamo che qualche challenge divertente. Qualche challenge. Challenge. Direi che potete lasciare volendo, se vi è piaciuto, se vi ha fatto un po' ridere questo video, un bel mi piace. Iscrivervi ovviamente al canale, lasciare un commento. Vogliamo anche che voi partecipiate a questa crescita, nel senso che non pretendiamo la vostra iscrizione al nostro canale per forza. Ovviamente nel senso che voi non siete obbligati. Però se volete lasciare un commento e dire guardate questo un po' l'audio pecca, il video potete mettere un po' a destra e un po' a sinistra. No, noi vogliamo migliorare per forza, noi siamo giovani ma come tutti i giovani vogliono migliorare, lo vogliamo anche noi. Quindi. Certo, detto ciò possiamo concludere qui, speriamo che vi sia piaciuto, andate anche a dare un occhio sul canale di Telegram e noi ci vediamo al prossimo incredibile video. Ciao ciao! Ciao.